Bolzano che questa domenica ospita la seconda edizione di Recycle, la festa dedicata al riuso e alla mobilità sostenibile organizzata dal Comune in collaborazione con SEAB e UISP. Fino alle 16 la città resta chiusa alle auto e alle moto. Fernanda Scarmagnano. Lo start della 35esima edizione di Vivicità è anche quello della festa. Piazza Tribunale comincia a riempirsi mentre atleti e semplici appassionati, 380 in tutto, affrontano i 12 chilometri della corsa competitiva o i 6 della non competitiva, così come sta avvenendo in altre 60 città in Italia e nel mondo. Vivicità è nata proprio per valorizzare appunto la città, l'ambiente. Una mobilità sostenibile, quindi sicuramente insieme all'assessorato appunto di Bolzano siamo riusciti a fare questa giornata e a conciliare la corsa insieme a tutte le altre iniziative. Intanto entrare a Bolzano è vietato per chi non ha il permesso, mentre chi all'interno ha provato a transitare dopo la chiusura è stato multato, 85 € ridotti del 30% se pagati entro 5 giorni. Chi ha scelto di essere in piazza si può far mettere a punto la bicicletta oppure comprare quelle usate all'Happy Market. Può seguire una dimostrazione su come funziona la raccolta differenziata affidata ai tecnici della SEAB o iscriversi al percorso di Nordic Walking. E anche i bambini per la prima volta hanno la loro corsa. Alle 16 cessa il divieto di circolazione.